Questo è un quadro dove per me ci si può entrare dentro, no? Per proprio camminare dentro, muoverlo. Infatti è stato bellissimo qui il grafico, quello della mossa, la mossa alla macchina, no? E anche per me quando creo un quadro, una volta ci usavano i cartoni, no? Quindi c'erano questi cartoni, il pittore li modificava, faceva 15-20 cartoni, poi dopo arrivava al definitivo, no? Io lo faccio per il computer, sono nato proprio con un computer, quindi per me è semplicissimo. Allora cerco sempre di trovare il modo di combinare le cose in modo che ci si entri dentro, no? Quindi questa è la vacanza, no? Questa è la vacanza, c'è lo zucchero, c'è il cioccolato, c'è quindi la cioccolata, dopo c'è l'olio, invece la Texaco, poi c'è una manifondo, quindi anche il in quel piccolo che cosa ci sarà, e sarebbe bello fare una sequenza di partire due volte, che faccio di parte di là e vado avanti, no? E la navicella? La navicella sta a rappresentare un po' spesso. Sì, spesso c'è. E quindi stanno a rappresentare dei momenti, no? Tagliato il quadro sotto, ci sono gli anni 50, sotto sono gli anni 2023. Lo so, non ci sono le navicelle ancora, però vi assicuro che nel 1970 erano tutti convinti che nel 2023 saremmo andati chissà dove, su Marte, su... Ho fatto una serie che era legata a questo proprio sul futuro del passato, no? Come vedevano nel passato il futuro, com'è il futuro oggi rispetto a come si pensava che poteva essere nel passato.